Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore. Parti sarebbe senza Koleski. Koleski, carta, plastica, parti. Champagne, signore. Oggi e che si fa? Si cucina e si cucina e che si va a fare? Oggi voglio presentarvi un piatto che si fa nel Lucchese, si chiama frisoglia e viene fatta in primavera quando cominciano le verdurine fresche, le cose. È un piatto da servire con una pietanza, però è buono anche accompagnato da salume e formaggi. Oppure mangiato così, proprio con il pane buono. Quindi andiamo a preparare. Cosa si fa? Si prende un po' di olio. Olio buono. Si prende l'aglio e si prende 2-3 spicchi d'aglio e si fanno andare qui. Se vi garbano a pezzettini li potete fare anche a fettine fini, non ha importanza. Poi si prende le zucchine queste le appoggio qui bene, zucchine, e si tagliano a rondelle. Circa 4 zucchine, queste belle chiare. Io le chiamo fiorentine, questo tipo di zucchine. Io dall'inizio della primavera, tutta l'estate, zucchine fiorentine come se piovesse, perché quando sono piccoline è buono anche farci pesto di zucchine. Se prendete le zucchine, quelle piccoline, le mettete nel frullatore, nel cutter, insomma nel tritasutto, ci mettete queste zucchine con il loro fiore, ci mettete delle mandorle, un pochino d'aglio, l'olio, un po' di sale, fate questo
tritate tutto, fate questo pesto e ci condite la pasta, buonissima, con della burrata anche buona, con del pesce. Buonissimo. Perché mangiare sempre carne non va troppo bene. Quindi ora noi si fa rosolare un attimino l'aglio, appassire, e ci si va ad aggiungere le zucchine tagliate a rondelle. Così. Poi i fagiolini verdi, questi, anche questi fatti a pezzettini. Con le verdurine fresche di stagione sentirete che bontà. È come quando faccio la padellata in estate, che c'è proprio tutte le verdure fresche e che è buona mangiata così, anche a temperatura ambiente. Opla. Oh. Così. Dove è andato? Ah. Prendiamo anche questi. Allora, poi si prende le bietoline, anche queste, poi io non l'ho trovati, non c'erano stamani, non erano arrivati, fiori di zucca, anche una decina di fiori di zucca, un mazzetto di bietoline e vanno fatti a striscioline insieme a fiori di zucca. Io non ce li avevo, li potete fare anche senza, però se ce li avete, la ricetta lo prevede. Ecco qui. Poi si prende 3 pomodori da insalata, non pomodori maturi, devono essere questi da insalata, vedete? Si tagliano a spicchi, non importa, piccoli,
così. Le cipolle. Due cipolle circa, tagliate a rondelle, così. Sale. E pepe. Ciuffo di prezzemolo tritato. E si fa cuocere a fuoco non tanto basso, a un fuoco medio per una quindicina, 20 minuti, girando spesso. Io intanto porto a cottura, ci si vede appena è pronto. Eccomi qua, siamo pronti. Guardate, l'ho coperta un attimino per aspettare che le verdure ritirino il loro sugo, la loro acqua, via. Hanno fatto il sughettino, non ho aggiunto né acqua né brodo, niente, perché le verdure rilasciano la loro acqua, quindi viene molto saporita e molto buona. Quando c'è le verdure di stagione è fantastica. Andiamo a impiattare. Ora si spenge, si prende e si mette in questo vassoio, in questo piatto capiente per portare in tavola direttamente. Ecco qua. E che si fa? Una bella impepatina. L'olio buono della Hop. E siamo pronti. E che se vi devo dire? Se non, provatela, perché è un contorno o un piatto gustosissimo. E niente, piacerà a tutti, sono sicura. Vi do appuntamento a domani, sempre alle 13:20 prima del TG, con una nuova ricetta e una ricettina in compagnia, via, si può dire. Aspetto, non mancate, ma ora tutti
tavola. Ciao. Assaggio, eh? Buonissima. Questo programma è stato offerto da Mar Blu è Ilio Pisca Prato. Il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore? Parti sarebbe senza Coleschi. Coleschi, carta, plastica, parti. Champagne, signore.